Salve a tutti ragazzi, sono Inferno86 e sono qui oggi in un mio nuovo video per portarvi il nono episodio di World War Z. Sì ragazzi, oggi continuiamo la storia di World War Z con l'ultima missione a Mosca. Io ragazzi, questa volta la giocherò offline perché la difficoltà della missione è veramente leggera, nel senso la difficoltà è veramente bassa. Quindi giocheremo la terza missione di Mosca, quindi il nono episodio, ragazzi, e poi passeremo a Tokyo. Partiamo con Guerra di Nervi. La difficoltà, come potete vedere, è un teschio solo, quindi è molto facile. Quindi partiamo, ragazzi, partiamo direttamente. Come vi ripeto, la farò offline. Giocherò con gli NPC del gioco, anche perché avevo iniziato una missione ma era già finita con un giocatore online, quindi ho deciso di portarvela in cooperativa offline. Quindi è il continuo, ragazzi, dell'ultima missione che vi ho portato. Ok, dobbiamo raggiungere il bunker. In questo bunker ci saranno delle. Delle macchinette da. Quindi. Ok, si è aperta, un po' in ritardo, ma si è aperta. Io spero che mi vediate bene, mi sentiate bene, ragazzi. Io mi prenderò la ricarica della pistola stordente. Ok, andiamo. Qua abbiamo trovato subito un tossico. Abbiamo pure un Juggernaut dietro le palle. La missione dovrebbe essere abbastanza veloce, ragazzi, quindi non ci dovrò impiegare più di tanto. Ci sono sempre questi predatori qua imboscati. Ora dovremmo difendere la zona, ragazzi. Ora attiviamo il. Ok, l'attiva la russa. Dobbiamo preparare le difese, ragazzi, quindi io metterò le difese che troviamo in giro. Oh, là c'è un tossico. Mi devo disinfettare perché mi ha contaminato. Si sta avvicinando. Oh no, un'altra volta si è avvicinato sto tossico di merda. Mi sto contaminando, mi sto contaminando. Oh. Ok, abbattiamo lo screamer. Ora vediamo ragazzi se troviamo altre difese in giro, ma penso che ci sia solamente quella lì. Ma no, forse qua c'è qualcosa, no? Sono casse. Qua abbiamo la mia motosega. No, c'era solamente quella di difesa, vabbè. Guardiamo qua sopra. Purtroppo non ci sono altre difese, vabbè, ma riusciamo comunque a proteggere. È anche più bello, diciamo, giocarlo così senza altri giocatori online, così vi faccio vedere proprio l'inizio della missione. Hanno aggiunto un po' di cose, come potete vedere, l'infestazione, in più abbiamo il sangue che ci schizza proprio addosso. Ah, eccola qua, dov'è? Non trovo le munizioni. Juggernaut.
che l'ho preso, però mi stava stincando la vita. Dobbiamo difendere Svetlana, ragazzi, che sta cercando di aprire la porta per passare alla prossima zona. Purtroppo ci hanno messo solamente una difesa. Che non userò neanche, che tanto non serve a niente. Andiamo di qua. Ecco, c'è un contaminante da qualche parte. Ok, prendo le munizioni e andiamo subito alla prossima zona. Controlliamo in giro se non c'è qualche predatore in agguato. Ok, perfetto, aspettiamo che arrivano tutti. Ok, così si blocca la porta e passiamo alla prossima zona. Ah, dobbiamo attivare il coso, l'interruttore, scusate, mi ero perso via. Ora, in questa missione, ragazzi, dobbiamo attivare delle pompe per un gas che, diciamo, non è proprio una cura, è una... un gas velenoso per uccidere tutti gli zombie, quindi dovremmo... E muori, marrano. Abbiamo un tossico. Che poi si chiama Gasman, però vabbè, io lo chiamo tossico. Ok, proseguiamo alla zona. C'è un degenero, ragazzi, ma ancora non avete visto niente. Ecco, infatti. Ok, scendiamo giù di qua. Andiamo dietro la... Ok, questa adesso ci attacca. Ok, così la rendiamo nostra amica. Era programmata per attaccare qualsiasi cosa si muovesse. Io mi curerò, ragazzi, tempo zero, così prendo un altro medikit, tanto loro sono a posto. Sì, adesso andiamo, zia. Rompimi i bal. Lo faccio vedere se qua in giro. Oh, abbiamo trovato anche una carica di sfondamento, ragazzi. Perfetto. Ora ci ricarichiamo pure le munizioni. E attiviamo il ponte, no, l'ascensore. Ora qua, ragazzi, dovremmo attivare diversi meccanismi. Andrò a uccidere lo Screamer, perché sennò arriverà l'impossibile immaginabile. Via che c'è un tossico, occhio dietro.
Ma l'avevo già ucciso lo screamer, è ritornato in vita? Oh, adesso mo, sarà buggato lo screamer. Qua ricarichiamo la torretta. Riforniamo di munizioni. Prendiamo le munizioni. Prendiamo l'ascensore. No, non è vero. Sarà tipo alzata la piattaforma. Devo fare il giro di qua. Attiviamo l'interruttore che si apre la porta. Conquistiamo la torretta così ci dà una mano. Anzi, io me la tengo questa, magari più avanti ci servirà per trovare delle difese. Quindi raggiungiamo la prossima zona. Guardando se c'era qualche munizione in giro, ma non c'è. Oh, un altro gasman. Ok, proseguiamo per la prossima zona. Ok, qua abbiamo le munizioni. E andiamo, ragazzi, saliamo, andiamo nella zona dove ci sono le pompe di gas. Dovremo attivare una sequenza di interruttori. Dovremo attivare una sequenza di interruttori per attivare questo gas e gassare tutti gli zombie di Mosca. Ok, qua c'è una dimostrazione del gas. Guarda come si tirano le testate. Vai giù di testa! Giù di testa, Marrani! Picchiate, picchiate! Qua ci sarà una dimostrazione, ragazzi, del gas, dell'effetto del gas. Ora attiviamo l'interruttore. E ora tutte le camere qua si riempiranno di gas e gli zombie moriranno un po' in modo strano, saltando all'indietro. Erano tipo spinti da una forza strana. Questo è morto a metà dentro la porta. Ok, proseguiamo con la zona, ragazzi. Ora siamo qui, come potete vedere ci sono delle pompe qua, è pieno di quel gas lì. Dobbiamo attivare... Oh, quanti cazzo sono. Dobbiamo attivare una sequenza di... dei computer, hanno una sorta di sequenza. Fanno i finti tonti, sti marrani. L'altro è rimasto fuori. Ivan, adesso fai, rimani fuori. Ok, qua abbiamo una torretta. E la useremo, la metteremo qua, ragazzi, che ci arriveranno da dietro sicuramente. Per proteggere in giro dobbiamo trovare altre difese. Un'altra torretta automatica, perfetto. E piazziamo qua. Abbiamo uno screamer là. Un paio di colpi più allo screamer, perché sennò si riprende quel marrano. Vediamo se troviamo altre difese. E poi attiviamo la centrale. Oh, 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 Juggernaut mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso! Ok.
Se c'è la carica di sfondamento potevo usarla prima, perché qua non ci sarà l'occasione di usarla. Vediamo se abbiamo altre torrette in giro. No, purtroppo non c'è niente. Però mi curo e prendo l'altro medikit. Ok, perfetto. No, qua c'è un... Oh, l'abbiamo ucciso. C'è un altro screamer. Dove cavolo è che non lo vedo? Forse l'hanno già ammazzato. Non è vero. La torretta è già senza niente. Senza munizioni. Quindi andiamo a ricaricare la torretta. Dove cavolo è lo screamer? Vabbè, andiamo a attivare la console, la principale. Sì, ma io non vedo lo screamer. Dov'è? Oh. Rimettiamo le munizioni nella torretta così ci protegge e attiviamo la console. Ah, eccolo lì. Ok, dobbiamo seguire la procedura, ragazzi. Ci sono 5 interruttori da attivare. Ora andranno in sequenza, ci dirà quale sarà la sequenza. La E, ok, eccola qua. Abbiamo un tot di secondi per attivare le console in ordine. Intanto qua il gas si sposta da pompa a pompa. Munizioni, eccole qua. Oh, sto Juggernaut marrano. È morto. No, no, c'è un tossico qua, un contaminante. Guardate lì quanti cavolo ne arrivano. Attiva C2. A, B, C1. E C2 dovrebbe essere questo. Questo no, è K1. H, C1 e C2. Ok. Purtroppo le munizioni non durano un paio di palle. Ok, ora c'è tutto il tempo che carica il gas dentro le cisterne. H, eccola qua. Ok, ce ne mancano solamente due, ragazzi. Ok, lo screamer è andato. Io devo prendermi le munizioni. B. Aspetta, ricarico. Eccola lì, lì davanti. Ok, manca l'ultima. Riattiviamo la torretta. È abbastanza incasinato come gioco, ragazzi. È molto bello perché a me piace i giochi di zombie. Poi comunque c'è tanta azione. E ci manca la A. Ah, eccola qua. Ok, abbiamo aperto tutte le pompe. Guardate lì cosa sta salendo, ragazzi. Se li facciamo cadere giù come tessere del domino.
e attiviamo la console centrale, che è questa. Ok, perfetto ragazzi, la missione è finita qui. Ora il gas viene sparato per tutta la città di Mosca e tutti gli zombie che sono al di fuori, quelli che stanno vomitando, quelli che hanno le crisi epilettiche, muoiono tutti di morte atroce. E la missione, ragazzi, la nona missione, il nono episodio finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate sentito bene sia il mio audio che l'audio del gioco. Vi porterò il decimo episodio prossimamente, adesso in questi giorni. E niente, ragazzi, il video finisce qui. Come sempre, vi ricordo di spolliciare e condividere tutti i miei video sui social con amici, conoscenti, amici, amici, qui ne metta. Come sempre, saluto tutti i miei infernali, tutti quelli che guarderanno questo video, si iscriveranno al mio canale, mi metteranno mi piace naturalmente. Ed è Inferno 86, è tutto. Alla prossima!